Buonasera, tra qualche istante il nostro TG, ampio spazio del nostro telegiornale dedicato alla politica, l'apertura dedicata a Scopelliti che attacca la ministra Lanzetta per la celerità proprio con la quale ha seguito il suo caso, a differenza di quanto accaduto in passato. Poi, sempre per la politica, le parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi in visita a Paola e poi naturalmente ci occuperemo del 25 aprile e delle celebrazioni in tutta la Calabria. Titoli. Scopelliti attacca la ministra Lanzetta per la celerità con la quale ha seguito il suo caso a differenza di quanto è avvenuto in passato. Poi si paragona ad un calciatore espulso dal campo ed intanto dal PD il segretario Magorno lo invita a lasciare libera la Calabria. La presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, giudica positivamente l'iniziativa del governo per la lotta all'ndrangheta. È un ottimo segnale, ha detto. I 25.000 cassaintegrati calabresi preparano una grande manifestazione che si terrà in tutte le province della Calabria per ribadire lo stato di disagio che stanno vivendo senza sussidio da mesi. Il 25 aprile di 69 anni fa la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Anche in Calabria si celebra la ricorrenza, a Cosenza iniziativa sobria e partecipata. Potrà starsene in casa e non in carcere, ma dovrà indossare il braccialetto elettronico, la nuova misura sperimentata anche a Vibo. Buonasera e bentrovati in questa edizione del nostro TG. In apertura lo scontro tra i ministeri dell'interno e delle regioni diretti da Alfano e Lanzetta circa la sospensione dell'incarico del presidente della regione Calabria a seguito della condanna, ricorderete, per il caso Fallara. Nella polemica si è inserito anche il governatore Giuseppe Scopelliti, che ha parlato a Reggio proprio a margine di un'iniziativa dei circoli del nuovo centrodestra e del segretario del PD Ernesto Magorno. Racconta tutto il nostro direttore Attilio Sabato. Non è riuscito a metabolizzare l'intervento della ministra Lanzetta Scopelliti. La richiesta di celerità per la firma del decreto di sospensione l'ha vissuta come una forzatura inutile e che crea disparità di trattamento con altri casi analoghi. Per Scopelliti ci si mette 24 ore per trasferire questo provvedimento. Per altri due soggetti, uno del PDL e uno del PD, sono passati per uno 20 giorni e per l'altro credo 2 mesi e mezzo, anche a cavallo tra il governo. Però insomma questo deve far riflettere me, ma credo che faccia riflettere voi. Poi torna sulla vicenda della condanna e chiama in causa altri sindaci che non hanno subito lo stesso trattamento, quasi a voler evidenziare una sorta di accanimento nei suoi confronti. Non vedo Veltroni a un processo, non vedo la Iervolino a un processo, non vedo Chiamparino a un processo, anzi lo vedo candidato alla regione, al presidente della regione, non vedo i sindaci del passato di Palermo, di Catania, i sindaci di Napoli, no, di Napoli a Iervolino, di Venezia, di Bologna, di Milano, cioè, non li vedo a processo. Purtroppo l'unico che ha avuto un processo sono io, legato a questo tema, che io truccavo i bilanci insieme alla dirigente. Ora si sente come un calciatore a cui viene impedito di giocare la partita. Io posso avere soltanto la soddisfazione di poter dire di essere uscito dal campo, perché a un certo punto non l'arbitro in campo mi ha espulso. E quindi a questo punto tutti quanti sanno, lo sa la maggioranza, lo sa questa grande coalizione del centrodestra, sa che io sono che il capitano Scopelliti e adesso è fuori dal campo e lo resterà ovviamente forzatamente per un po' di tempo. Al quotidiano La Repubblica stamattina ha dichiarato che lunedì rassegnerà le dimissioni. È un gesto atteso dalla politica regionale, specie dal PD. Ecco il segretario del partito, Ernesto Magorno, come commenta la notizia. Noi ci auguriamo che lui si dimetta e che si voti a novembre. Ieri lo ha annunciato. Speriamo che non ci siano ulteriori trucchi. Bisogna votare al più presto. Ci pare che la data più possibile sia quella di novembre. E dopo la decisione assunta dal governo di rafforzare le forze dell'ordine in Calabria con l'ausilio di 800 unità, la presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi questa mattina in visita a Paola giudica positivamente questa iniziativa per la lotta all'ndrangheta. Sentiamo Marisa Fallico. Ciò che davvero sconfigge l'ndrangheta e tutte le mafie
è la riscossa civile della popolazione, è la consapevolezza che le mafie sono, ci tolgono la libertà. E questo uno dei punti cardine nella lotta all'andrangheta, vale a dire il protagonismo dei calabresi che non possono più essere solo vittime rassegnate, spettatori passivi. Nelle parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi, oggi a Paola, l'appello ai cittadini a fare la propria parte. Lo Stato deve dare risposte, ma la Calabria deve recuperare la consapevolezza che il potere mafioso qui continua solo a sfruttare, indebolire, frenare. Qui lascia le briciole, qui prende le persone, qui usa violenza, gli affari, quelli che creano uno sviluppo ancorché drogato, ma pur sempre sviluppo, le va a fare al nord e le va a fare in altri paesi. Quindi questo è un altro modo con il quale si tiene soggiogata questa terra e questo i calabresi non lo possono accettare. Positivo giudizio sul piano varato dal ministro dell'Interno Alfano di lotta all'andrangheta, sia per la portata delle misure, anche se necessitano di qualche approfondimento, sia perché finalmente la criminalità organizzata calabrese viene riconosciuta come emergenza nazionale. Finalmente l'andrangheta e la Calabria sono posti al centro dell'azione del governo. La storia ci dice, anche la storia recente, che quando lo Stato si decide a combattere la mafia riesce a indebolirla, a metterla in ginocchio, come è successo per Cosa Nostra in Sicilia. Quindi la priorità sulla lotta all'andrangheta è già una buona notizia. Dopo valuteremo naturalmente, perché credo che molti dei mezzi che sono stati annunciati in larga parte andranno a coprire le carenze di organico che già c'erano in questa regione. Superare le carenze di organico è già un fatto positivo, però forse ci sarà bisogno di ulteriori interventi. Siamo alla pagina del lavoro, sognano un 25 aprile libero dal bisogno. Circa 25.000 cassaintegrati calabresi che da mesi non percepiscono il sussidio. CGIL, CISL e UIL hanno promosso una manifestazione di protesta unitaria per il prossimo 30 aprile. Presidi dinanzi le prefetture di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Sentiamo Rosalba Baldino. Non si sblocca l'avvertenza dei lavoratori che percepiscono gli ammortizzatori sociali in deroga, gente che ha perso il posto di lavoro e vive, o meglio dovrebbe vivere, con un sussidio di pochi euro che non arriva, circa 8 i mesi di arretrato. Si tratta di 25.000 lavoratori in Calabria che sognano un 25 aprile libero dal bisogno. Scenderanno ancora in piazza mercoledì a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria i presidi dinanzi alle prefetture. I segretari regionali della CGIL Michele Gravano, della CISL Paolo Tramonti e della UIL Roberto Castagna sostengono che l'obiettivo della manifestazione è quello di sollecitare il governo nazionale a garantire le risorse necessarie per la restante parte del 2013 e per il 2014 al fine di erogare i sussidi di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga, unico sostegno al reddito per oltre 20.000 lavoratori. In particolare è urgente, affermano ancora Gravano, Tramonti e Castagna, il trasferimento da parte del governo dei 17 milioni di euro assegnati alla Calabria, che unitamente ai 24 milioni di euro decretati dalla regione consentirebbero i pagamenti in modo equo dei sussidi a tutti i percettori. In ogni caso, concludono i tre dirigenti sindacali, preannunciamo che le azioni di lotta e mobilitazione non si fermeranno fino a quando non saranno raggiunti risultati concreti per la risoluzione dell'avvertenza a difesa dei diritti dei lavoratori. Oggi tante le iniziative per celebrare la festa della liberazione italiana del 25 aprile, la fine della seconda guerra mondiale, ricordata anche a Cosenza durante una sobria manifestazione in Piazza della Vittoria. Vediamo se è pronto il servizio, altrimenti andiamo. Con una breve e sobria cerimonia, la città di Cosenza ha ricordato il 69° anniversario della liberazione, che per l'Italia simboleggia la fine della Seconda Guerra Mondiale e dell'occupazione nazista e fascista. La manifestazione, organizzata in Piazza della Vittoria dalla Prefettura di Cosenza, ha visto la partecipazione del sindaco Mario Occhiuto, delle autorità militari, civili e religiose e delle associazioni combattentistiche.
La cerimonia è iniziata con l'alzabandiera e l'inno nazionale. Subito dopo il viceprefetto vicario Massimo Mariani ha deposto una corona d'alloro al monumento dei caduti, che è stata benedetta dal cappellano della Polizia di Stato, Monsignor Pier Maria Del Vecchio. La preghiera della patria ha concluso le celebrazioni. Oggi, giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e, in comunione di spirito, con tutti coloro che lavorano e soffrono. Donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Da Cosenza ci spostiamo a Vibo Valentia, dove ad un detenuto è stata concessa la misura degli arresti domiciliari, con l'obbligo però di indossare il braccialetto elettronico, una misura alternativa al carcere introdotta dal recente decreto svuota carceri, che diventa dunque realtà. Sentiamo Isabella Roccamo. Prime applicazioni a Vibo Valentia del braccialetto elettronico per i detenuti. Il GIP Gabriella Lupoi ha concesso la misura degli arresti domiciliari ad un pastore di Francica che stava scontando una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per tentato omicidio e spari in luogo pubblico. L'uomo ha così lasciato il carcere per scontare il resto della pena ai domiciliari. Alla sua caviglia però è stato applicato il dispositivo di controllo e dentro l'abitazione del detenuto è stato inoltre posizionato un sistema elettronico che seguirà la cavigliera in ogni spostamento, segnalando alla centrale più vicina delle forze dell'ordine l'eventuale allontanamento dal domicilio. Si tratta di uno strumento, lo ricordiamo, previsto dal recente decreto svuota carceri, anche se in realtà era stato già introdotto nel 2001. Il braccialetto elettronico però non ha mai avuto molta fortuna, suscitando anzi molte polemiche circa il suo utilizzo e soprattutto sui costi. Ma adesso, con tale misura alternativa, si spera di fare un passo in avanti per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. A Vibo dunque il braccialetto elettronico diventa realtà e interesserà le 160 persone sottoposte agli arresti domiciliari, oltre ai detenuti che chiederanno una gradazione della misura accettando questo compromesso, pena la continuazione della detenzione in carcere. Scontro sulla corsia sud della 3 la scorsa notte nel tratto tra Falerna e Lamezia. Un auto articolato ha sbandato finendo sul guardrail facendo perdere la vita al conducente del mezzo, un 33enne di Napoli. Sentiamo Stefania Belvedere. Ancora sangue sulle strade calabresi. A perdere la vita sulla A3 Antonio Broig, 33 anni, di Napoli. Era alla guida di un auto articolato carico di frutta diretto in Sicilia, quando questa notte, per causa ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è ribaltato finendo la corsa sul guardrail. Nell'incidente, verificatosi sulla corsia sud del tratto della Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme, sono rimasti coinvolti un altro auto articolato ed una Toyota, condotti da un altro autista napoletano e da una giovane di Gioia Tauro. Per loro però solo lievi ferite e tanta paura. Secondo la ricostruzione di Polstrade ANAS intervenuti sul posto, il camionista sarebbe sceso dall'automezzo dopo l'incidente, ma sarebbe stato travolto dall'autocarro che sopraggiungeva e che non è riuscito ad evitarlo. Al momento questa è solo un'ipotesi, perché il corpo della vittima è stato trovato lontano dalla cabina. I due mezzi procedevano nella stessa direzione dell'auto articolato della vittima e non sono riusciti ad evitare l'impatto con il mezzo pesante che li precedeva. Non sono ancora state stabilite le cause dell'incidente. Probabile che il 33enne morto abbia perso il controllo dell'auto articolato per un colpo di sonno oppure per l'asfalto viscido, visto che in quel momento pioveva. L'incidente ha causato la chiusura del tratto autostradale in direzione sud.
Mercoledì scorso, nel corso dell'edizione del nostro TG, ci siamo occupati dell'allarme lanciato da Cetraro riguardante il probabile stop per la dialisi estiva, servizio riservato ai turisti che si recano proprio sul Tirreno cosentino. Ebbene, sarebbero disponibili le risorse economiche e umane proprio per garantire la prosecuzione del progetto anche per quanto riguarda il 2014. Spiragli di luce nella vicenda che aveva allarmato idealizzati intenzionati a trascorrere le vacanze sul Tirreno cosentino. Sentiamo Gianluca Pasqua. Anche quest'anno, seppur con qualche incertezza in più, l'ospedale di Cetraro assicurerà il servizio di dialisi estiva riservato ai non residenti che trascorrono il periodo di vacanza nella località del Tirreno cosentino. I dubbi sorti nei giorni scorsi, quando un cittadino romano in procinto di decidere dove trascorrere le vacanze si era rivolto all'ospedale Iannelli, non ricevendo però notizie positive in merito all'avvio del progetto estivo, sono stati rimossi dalla visita del direttore generale dell'ASP Gianfranco Scarpelli, che ha preso atto della situazione e delle necessità del reparto di nefrologia, che ogni giorno assicura a decine di pazienti locali il trattamento dialitico e assistenza continua. L'impegno di spesa per la provincia di Cosenza di 300.000 euro circa, commisurato ai costi sostenuti dall'ASP nell'ultimo anno, e il reperimento di personale supplementare che sarà destinato al turno serale dedicato ai non residenti, garantiranno l'avvio del servizio. La notizia, diffusa anche tramite social network dall'amministrazione comunale di Cetraro, chiude un periodo di incertezza e evita di fatto ai turisti affetti da patologie renali lunghi ed estenuanti viaggi per sottoporsi al trattamento dialitico. Anche il signor Antonio, il dializzato che si era rivolto all'ospedale, avvisato della svolta nella vicenda, ha tirato un sospiro di sollievo. Solo nei mesi di luglio e agosto 2013, 24 pazienti esterni hanno usufruito del servizio dialisi. Una bella realtà che continuerà ad esistere. Ed ora ci spostiamo a Rovito, centro della Presila Cosentina, dove ieri pomeriggio è stata conferita la cittadinanza onoraria a Monsignor Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano Scalea. Tanta commozione e ricordi hanno segnato la cerimonia, promossa nell'ambito delle iniziative culturali pensate in occasione del 400° anniversario della nascita dello studioso e filosofo del Seicento Tommaso Corniello. Ci racconta tutto Anna Franchino. Il convenimento della cittadinanza onoraria è, nella forma e nella sostanza, un evento solenne. Ma nel momento in cui devo convenire, in nome e per conto della popolazione di Rovito, la cittadinanza a Sua Eccellenza Monsignor Bonanno, vivo la cerimonia in termini di solennità solo nella sostanza. Per il resto, tutto, più che solenne, diventa naturalmente familiare. Non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime Monsignor Leonardo Bonanno, che quando il sindaco di Rovito, Felice D'Alessandro, ha letto le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria, ha tirato fuori il fazzoletto e si è asciugato gli occhi, pieni di commozione. Un'emozione comprensibile per chi per tanti anni ha guidato da parroco la comunità rovitese, sostenendola moralmente, sia nei momenti belli che in quelli dolorosi, e che ancora oggi porta nel cuore i ricordi e l'affetto di questi luoghi che lo hanno visto muovere i primi passi nella vita parrocchiale. Mi fa piacere questo riconoscimento perché, come ha detto egli stesso, mi lega ancora di più a questa comunità. Essendo stata la prima comunità che ho servito da parroco per 15 anni, sono stati i primi anni e, come tutti capite, dite, il primo amore non si scorda mai, no? Ed è quello che devo aggiungere io, rimane più solido, più stabile, più, diciamo, l'avverto di più. Tanto che nell'incontro fatto a Santa Barbara per la festa della pietà, dicevo, se cominciassi adesso farei meglio. E quindi mi chiedo scusa di come sono andate le cose in questi 15 anni. Mi hanno mandato Monsignor Seris, che noi ricordiamo, con Pierluigi ricordiamo e veneriamo, figura nobilissima della nostra Chiesa, e mi ha mandato a Rovito il 5 ottobre, come è stato detto, nel 74, avevo 26 anni, ero magrolino, adesso sono un bel piazzato, e dicevo tra me e me, ma la gente ci crede, mi dicono, i miei pensieri erano questi, la gente crederà che sono il loro parroco. Arriva questo giovanottino qui, dice, che vado a fare questo?
Il presule ha voluto condividere con il comune di Rovito un momento davvero importante del suo cammino religioso, l'incontro con Papa Francesco, regalando come dono all'intera comunità un quadro che ritrae l'abbraccio con il pontefice. Nel suggestivo scenario del convento della Riforma, sede del municipio di Rovito, anche i rappresentanti delle istituzioni hanno riconosciuto il ruolo di educatore che Monsignor Bonanno ha rivestito in passato per l'intera comunità. In tanti hanno voluto partecipare a questo momento di festa, preceduto da un convegno promosso nell'ambito degli eventi commemorativi pensati in occasione del 400° anniversario della nascita dello studioso e filosofo del 600, Tommaso Cornelio, cui il centro bresilano diede i natali e che ha visto la partecipazione di Don Antonello Gatto, teologo e presidente del centro studi Tommaso Cornelio, e dei relatori Giampiero Calabrò e Pierluigi Veltri, docenti dell'Università della Calabria. Ritorniamo a Cosenza perché a Villa Rendano, dove si stanno svolgendo ormai numerosissimi appuntamenti culturali, si è tenuto un interessante seminario sulla sicurezza lungo le vie di comunicazione. Vediamo. Le cronache di incidenti lungo i percorsi stradali e ferroviari, riconducibili a fenomeni di dissesto idrogeologico, occupano un posto rilevante nei mass media. Le nostre strade non sono sicure perché spesso soggette a frane ed inondazioni che mettono a repentaglio l'incolumità delle persone. Su questa importante tematica si è incentrato il seminario dal tema La sicurezza lungo le vie di comunicazione, promosso dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani in collaborazione con l'Università della Calabria. Oggi affrontiamo questo problema della sicurezza lungo le vie di comunicazione, illustrando sostanzialmente un progetto che già è attivo da un paio di anni, che è stato finanziato nell'ambito PON, ha vinto una gara in cui partecipiamo noi come Università della Calabria, altre università, aziende tra cui Autostrade Tech, e consiste nel sperimentare, nel realizzare, nel produrre dei sistemi di monitoraggio che consentano di prevedere per tempo il verificarsi possibile di una frana lungo le strade. Il progetto, che riguarda il monitoraggio e la previsione delle frane lungo le grandi vie di comunicazione, è ormai alla fase conclusiva. Quello che abbiamo realizzato è fondamentalmente un monitoraggio, un'identificazione prima di alcuni siti in frana particolarmente pericolosi, perché incombenti, perché gravano su questi tronchi. Identificati questi siti particolarmente, diciamo, pericolosi, abbiamo identificato un sistema di monitoraggio sia attraverso dei sensori puntuali che attraverso anche una modellistica matematica che ci consente di monitorare la situazione in atto, l'evoluzione, diciamo, della criticità in atto. Rimaniamo a Cosenza perché nel presidio ASP di Serra Spiga, ormai da qualche mese, è attivo uno sportello di informazione ascolto in aiuto delle famiglie che vivono la disabilità. Ma ascoltiamo bene di cosa si tratta. Ai nostri microfoni la Presidente Teresa Casacchi. Questo sportello nasce con l'obiettivo di aiutare le famiglie che vivono un disagio o alle famiglie che vivono una disabilità. Quando parliamo di disagio intendiamo dire le famiglie che vivono una qualunque problematica, quella che possa essere per esempio di una mamma che ha dei presentimenti, no? Anche per esempio legati a un comportamento alimentare strano sui figli, a quelle che invece sono dei veri e propri handicap. Quindi per esempio sia la famiglia che vive una nuova diagnosi, per esempio di un cancro, piuttosto che la diagnosi di un bambino che nasce con qualche patologia, a quelle che invece sono degli handicap già abbastanza consolidati. Quindi l'obiettivo di questo sportello è di tutelare la famiglia sotto l'aspetto emotivo, psicologico, di valutazione nutrizionale, anche in alcuni casi vengono fatte delle valutazioni da terapisti e anche medici specialisti. Altro obiettivo fondamentale è quello di testare, in questo momento la nostra associazione ha messo in atto quello che è un protocollo sperimentale di nutrizione per soggetti oncologici e per soggetti con sclerosi multipla, altre patologie di tipo neurodegenerativo e anche di, per esempio, distrofia muscolare. Previsioni del tempo, meteo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni al tempo a cura di cosenzameteo.it.
La carta della pressione al suolo ci mostra come l'Europa centro-settentrionale è interessata da un'ampia depressione di matrice atlantica, che a causa della spinta dell'alta pressione dell'Azzorra verso nord e il blocco verso est dell'anticiclone russo, invaderà l'Europa centro-meridionale, causando un diffuso maltempo. Passiamo alla previsione in dettaglio per le prossime ore. Domani, sui settori tirrenici e zone interne, cieli prettamente nuvolosi, con piogge sparse e non si escludono locali temporali, in estensione sui settori ionici. Passiamo alla carta dei mari e dei venti. Domani entrambi i mari mossi con venti meridionali. Come sempre, prima di salutarci, vi ricordo il nostro sito web www.cosenzameteo.it, dove, oltre ad articoli sempre aggiornati, avrete la possibilità di monitorare le condizioni meteorologiche in diretta, grazie alla nostra rete webcams in continua espansione. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Con il meteo è tutto, non ci sono altre notizie, vi aspettiamo in diretta prossima edizione del nostro TG alle 22.30. Grazie per averci seguito e buona continuazione con i nostri programmi. Arrivederci.